È un film che parla una lingua meravigliosa, quindi un'operazione cinematografica che a livello italiano secondo me ha un grandissimo significato. È un'opera prima, quindi potete immaginare quanta emozione c'è in tutto questo. Mario, se tu vuoi aggiungere qualcosa e poi diamo la parola ai tuoi straordinari attori. Le cose da dire sarebbero tantissime, anche perché il film ho iniziato insieme allo sceneggiatore Giovanni Galavotti a scriverlo circa 4 anni fa, per cui di tempo ne è passato, e ci tenevo soprattutto a ringraziare i produttori del film che mi hanno permesso di poterlo girare. La Regione Sardegna, che comunque ha sostenuto sia in sviluppo che in produzione il progetto, la Fondazione Sardegna Film Commission, ci ha aiutato dall'inizio, dallo scouting e ci sosterrà anche per quanto riguarda la distribuzione del film. Poi volevo ringraziare la Cineteca Sarda e soprattutto Rai Cinema, che sono onorato di avere il logo di Rai E Cinema i tuoi nel produttori film. straordinari Articultura che sono qui, io li voglio ringraziare, li ho stalkati per mesi per avere questo film. Continuate a fare film così, che ci piacciono così. Sono Ilva Nolgiati e Chiara Gallone. A te. Innanzitutto vi ringrazio a tutti per essere qui. Spero di avervi emozionato almeno la metà di quanto mi sono emozionata io durante tutte le riprese. Ringrazio Mario per avermi dato questa opportunità, la produzione e tutti quelli che mi hanno accompagnato durante questo percorso. È un ruolo femminile straordinario e tu l'hai fatto benissimo, quindi quello che ti dicevo prima è visto che arriva bene al pubblico e qui loro non mentono, qui non è un pubblico preparato, qui navighiamo in mare aperto ed è tutto vero quello che senti, quindi complimenti a te. Grazie. Luciano, tu sei forse uno dei più bravi attori che c'è in Italia, noi ci sei piaciuto tantissimo, per cui il tuo ruolo non era facile, vi siete veramente intesi tra voi due, ci sono stati dei momenti molto commoventi, per cui mi farebbe piacere che tu ci dicessi un po' quello che hai provato, insomma, a girare un film del genere, insomma. Ringrazio i complimenti che È la sono stati verità, è la verità. ossigeno. Questo film è stato fortissimo a livello emotivo per me. Non ho figli e per fortuna dopo questo film c'ho una figlia, perché se avessi avuto una figlia l'avrei voluta avere esattamente come lei, ribelle, contraria, un po' punk rock. Infatti è stato bellissimo per me ed è stato molto intenso, anche se poi il mio personaggio può lasciare una brutta fine, però nel cinema è bello anche che la mattina poi ti svegli, fai colazione e tutto a posto. È stata molto forte come esperienza, perché poi eravamo costretti in un posto molto ristretto, con un tempo, con un meteo infame, sono state temperature assurde e tutto questo lega, ha creato un'atmosfera in quella compagnia di strani personaggi in mezzo a una valle ventosa, che poi ha creato tutto quello di buono che ci sarà nel film, che io non ho visto ancora tra l'altro. Grazie di essere qua, grazie di essere qui. Grazie a tutti. Pensavo mi facessi tu una domanda. Io non vengo dal cinema, neanche dalla recitazione, neanche dal teatro. A differenza di tutti gli altri, no? Però sono riuscito a entrare anch'io, la dimostrazione che se c'è una sceneggiatura forte e un regista abile, riesci a entrare completamente anche tu nei filmi Sasarda. Penso fosse sottotitolato le mie parti, o no? Sì. Perché siamo bilingui, io e Piero normalmente parliamo in sardo e ci conosciamo, siamo amici nella vita, no? E quindi era strano che in un ambiente agropastorale parlassimo in italiano, quindi la nostra sceneggiatura l'abbiamo immediatamente tradotta senza problemi, no? Ma la cosa che volevo dire, la cosa bella è a parte il lavoro bellissimo di Mario che è riuscito a fare l'attore a me, che non ho assolutamente i ferri del mestiere, come si dice.
lo devo anche agli attori. Ogni volta che mi confrontavo con Luciano, Nore, ovviamente con Piero, entravo facilmente nella, entravo completamente nella storia. L'ho già raccontato, nella parte finale, quando tu sei malato, molto malato, abbiamo girato l'ultima settimana negli ospedali di Cagliari. Io lì a un certo punto, Luciano è veramente un bravo attore, non lo dico per piaggeria, ma io ho pensato che lui è entrato nel personaggio così bene che io lo vedevo, dicevo, Luciano sta male. Ho detto, chissà come cazzo se la vive adesso che sta recitando la parte, una parte da malato terminale e sta male. Ho pensato che non c'ha una malattia terminale, ma sta, vedo che soffriva fisicamente. Ho detto, chissà come se la vive questa cosa. Io ti giuro che ho pensato, ero un po' in paranoia. Cioè, questo, finché non abbiamo terminato le riprese, ma io l'ho vissuta così, per dire, un grande attore ti mette poi in condizione di vivere perfettamente la tua parte. Idem con Nora mi capitava invece che Michele, ma le battute le stai perdendo? Perché mi incantava vederla recitare, no? C'era quella scena lunghissima, io ogni tanto saltavo le battute e mi diceva, ma io vado avanti, detto, io mi incantavo vederla recitare, perché è veramente brava, naturalmente è dotata. E questo è babbo mio, questo umano. Una parte straordinaria del film, e quindi questo va detto, perché questo film, oltre ad avere una protagonista, ha degli attori che hanno fatto veramente gran parte del film. E voglio dire a te, Mario, questo film onora la vita, e per questo noi volevamo darlo ai ragazzi, perché veramente aggiunge tante cose. Ma io, l'avrete capito dai capelli bianchi, che sono il nonno della storia. E devo dirvi questo, con molta sincerità, è il quinto film a cui ho preso parte, ma è il film che mi ha emozionato di più, già soltanto leggendo la sceneggiatura e poi lavorandoci dentro. Sono stato molto contento di tutti i miei altri partners, tranne che di Nora, perché Nora è una creatura indomabile. Quindi voi pensate, quella scena che avete visto, che io ancora non ho visto, ma che ho vissuto sulla mia pelle, perché l'abbiamo girata 36 volte, tutti i cazzotti che mi ha dato questa, non ne avete idea. Io ho finito le riprese dolorante al petto, perché lei si ribellava quando io la portavo via dal bisticcio con lo zio. A parte questo dolore, a parte questo dolore, sono stato veramente felice di fare il film. Caso curioso della mia vita, io stavo partendo per l'Australia, non mi hanno fatto partire per girare il film e sono partito un mese fa, sono tornato oggi per combinazione e per fortuna sono tornato in tempo per vedermi finalmente questo film. Grazie a tutti. Vi chiedo un ultimo grande applauso. Grazie a voi e complimenti per il film.